Non mi sto a ripetere i dati che Miki De Finis in maniera molto autorevole ha riportato nelle sue riviste, nelle sue interviste, quando parla delle difficoltà che ha la provincia di Foggia, ultima nell'analisi fatta alla Sapienza, ultima provincia come vivibilità, siamo all'ultimo posto, cioè, abbiamo margini di miglioramento eccessivi, cioè, siamo ultimi, non possiamo indietreggiare, non c'è niente di... siamo all'ultimo posto. Sia per questo profilo sia per il profilo della mafia, la mafia foggiana è la mafia che viene vista come la più pericolosa dall'antimafia, la mafia più pericolosa è quella nostra, quella foggiana. Insomma, abbiamo margini di miglioramento, margini di miglioramento che riusciremo ad avere come? Se puntiamo noi oggi, voi siete la classe dirigente, noi siamo gli imprenditori. Siamo gli imprenditori, non ce lo possiamo aspettare dagli altri, io dico sempre che la storia non si fa con i sé. Se avessimo politici diversi, se mi fossi trovato a fare impresa non nel periodo della crisi, ma in un altro momento, se non fossi al sud, se, i perdenti fanno la storia con i se, noi dobbiamo fare la storia con i nonostante. Nonostante tutto possiamo e dobbiamo fare la nostra parte. Noi siamo gli imprenditori, siamo quelli che c'erano ricchezza, quelli che c'erano valore, quelli che c'erano positività. E che cosa dobbiamo fare su questo? Che cosa dobbiamo puntare? Sussidi, sugli aiuti a pioggia, sull'assistenza, il reddito di cittadinanza, reddito di assistenza, vogliamo puntare su quello? Benissimo, in un momento di necessità come quello attuale va bene anche quello come aiuto, come fanno capo, ma se non risolviamo la problematica, come la dobbiamo risolvere la problematica? Il reddito non lo dà la cittadinanza, so chiacchiere, li hanno preso per fessi. Non è la cittadinanza che dà il reddito, è il lavoro che dà il reddito. Dobbiamo puntare sul lavoro, labor omnia vincit, il lavoro vince qualsiasi cosa, diceva Virgilio. Puntare sul lavoro, sulle imprese che creano lavoro, che creano ricchezza. Solo così potremo pagare l'enorme debito che stiamo facendo. Stiamo facendo debito come se non ci fosse un domani, come se la nostra, una famiglia, uno si indebitasse, si indebitasse, si indebitasse, siamo indebitatissimi e continuiamo a fare debito. Va bene, facciamolo questo debito.